Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi, in questo primo giorno del 2024, per prima cosa voglio augurare a tutti voi buon anno. Speriamo che sia un anno sereno, che ci siano dei desideri realizzati, che possano esserci delle soddisfazioni. Insomma, io auguro davvero a tutti voi le cose più belle e quelle che desiderate di più. Speriamo che sia comunque, per quanto mi riguarda, soprattutto un anno prima di tutto sereno, perché la serenità è la prima cosa, e poi quando c'è quella si riescono anche magari a mettere in moto dei meccanismi che possano portare alla realizzazione dei propri progetti e dei propri desideri. Però io oggi non voglio parlare di questo, voglio invece fare un video molto leggero e ho deciso per questo primo giorno dell'anno di farvi vedere il calendario delle Gorgeous Santoro. Non c'era giorno migliore se non il 1° gennaio per farvi vedere il calendario. L'ho comprato perché mi piacciono tantissimo le immagini, sapete che comunque tutte le cose a tema Gorgeous Santoro mi piacciono sempre. Quando ho visto che c'era il calendario, ho pensato di unire una cosa utile, perché il calendario è sempre utile, ad un'altra che mi piace, ossia le figure, le immagini di questa bellissima bambolina. Adesso io vi faccio vedere il calendario nel dettaglio, cominciamo dalla copertina. È un calendario dedicato alla luna, alle stelle, comunque molto particolare. Il nome del calendario è Un anno da sogno ed è veramente molto bello, l'ho già un pochino sfogliato. Appena lo aprite, vedete subito il disegno della luna con la bambolina, che luna sei. Ci sono per ogni mese dell'anno le varie tipologie di luna. Ad esempio, gennaio è la luna del lupo e qui c'è scritto: è chiamata così a causa degli ululati dei lupi che durante l'inverno si lamentano per la mancanza di cibo. È il momento per riflettere e trascorrere più tempo intorno al focolare, ovvero la famiglia. E per ogni mese c'è la tipologia di luna. Adesso io ve le voglio leggere perché magari a qualcuno interessa. La luna di febbraio è la luna della neve. Il nome deriva dal fenomeno atmosferico prevalente nel nostro emisfero in questo periodo, ossia la neve. E in questo mese così freddo si sente la necessità di rallentare il ritmo e dosare le energie. Poi c'è la luna di marzo, che è chiamata la luna del verme. Questo mese coincide con il ritorno dei vermi e dei lombrichi che spuntano dal terreno che comincia a scongelarsi. Ci si sente più liberi e si ha la necessità di lasciare andare ciò che non serve più. Poi c'è la luna di aprile, che è la luna rosa, chiamata così perché accompagna la fioritura del Phlox, non so se si legge in questo modo, un fiore rosa diffuso negli Stati Uniti. La vitalità è in crescita ed è il momento per cogliere occasioni, stando attenti ai repentini cambi di umore. Poi c'è la luna di maggio, che è la luna dei fiori, associata alla primavera, con il suo tripudio di profumi e colori, segna l'inizio della bella stagione, si ritiene un periodo propizio per coltivare il proprio io interiore e acquisire maggiore consapevolezza. Poi c'è la luna di giugno, che è la luna delle fragole, ed è definita così dalla tribù degli Algonchini, non so chi siano sinceramente. Comunque, questo perché a giugno maturano questi frutti rossi, ossia le fragole. È il momento di realizzare i propri sogni, di rinsaldare un rapporto e di fare nuove scoperte. La luna di luglio è la luna del cervo. In questo periodo le corna del cervo maschio, che tutti gli anni si rinnovano, crescono nuovamente. Ci si sente più ottimisti e pronti a osare di più, aprendo il cuore e confidandosi in libertà. Poi abbiamo la luna di agosto, che è la luna dello storione, così battezzata per l'abbondanza di questi pesci nei grandi laghi del Nord America. È arrivata l'ora di godere i frutti delle proprie fatiche e capire dove spendere in futuro le proprie energie. Ogni tanto vi faccio anche vedere proprio l'immagine. Siamo arrivati a settembre, che è qua, e c'è la luna del raccolto. Deriva dall'attività principale dei nativi americani in questo mese. È un periodo di transizione dove è importante non fare passi avventati, affidarsi all'intuito per afferrare anche le più piccole sfumature. Poi abbiamo la luna di ottobre, che è la luna del cacciatore.
Con il freddo c'era una maggiore esigenza di procacciarsi il cibo, soprattutto con la caccia. In questo mese non bisogna sentirsi invincibili, ma mettere da parte l'orgoglio cercando il sostegno degli altri. La luna di novembre, la luna del castoro, legata all'intensa attività invernale di questo animale per costruire le dighe. È il momento adatto per essere più concreti e per tornare a pianificare non limitandosi a pensare, ma cogliendo l'attimo. E poi la luna dell'ultimo mese dell'anno, che è dicembre, è la luna fredda. Richiama il clima rigido di questo mese. In questo periodo bisogna essere pazienti e risolvere i vecchi problemi, valutando con calma i piani per il futuro e lasciandosi ispirare dall'ottimismo e dalla speranza. Quindi nella prima pagina del calendario avete proprio tutte le lune per tutti i 12 mesi. Ovviamente qui, come vi dicevo, chiede che luna sei perché ognuno magari si riconosce maggiormente in una di queste lune. E poi il calendario va avanti così. Ci sono le immagini delle Gorgeous che sono sempre bellissime e sotto c'è il calendario molto semplice, ma la parte più bella è sicuramente quella sopra. Per ogni mese ci sono i nuovi propositi e una piccola spiegazione con le caratteristiche del mese. Io adesso vi faccio vedere naturalmente tutte le immagini. Questa è quella di febbraio, richiama un po' San Valentino perché c'è questo barattolo con i cuori, veramente bellissima. E poi la parte sotto è fatta così. Andiamo avanti con marzo, anche questa è molto bella, guardate che meraviglia. E la parte sotto è così. Aprile è caratterizzato invece da questa bellissima bambolina con il coniglio, forse perché richiama un po' l'idea della Pasqua, che di solito cade ad aprile, non sempre, ma frequentemente, diciamo così, arriva ad aprile. Questa è la parte sotto. Poi abbiamo maggio, che vi faccio vedere subito. A maggio abbiamo questa figura, è bellissima, e poi la parte sotto così, tutta sul rosa. Poi questo calendario ha anche una particolarità che però vi faccio vedere alla fine, una cosa molto carina che ho apprezzato. Questo è giugno con questa bellissima immagine e la parte sotto è così. Luglio invece ha questa bambolina qui, bellissima, e poi sotto è fatto così. Siamo arrivati a luglio. C'è questa che richiama l'estate, quindi sempre bellissima. E poi sotto ha questi colori gialli, perché naturalmente d'estate l'idea del sole, comunque ovviamente è un colore che ci sta sempre bene. Settembre abbiamo lei, bellissima, e sotto è così. Poi vediamo ottobre, che mi incuriosisce perché è uno dei miei mesi preferiti, ottobre. Eccola qui, la bambolina autunnale seduta sulla zucca, quindi ottobre è il mese di Halloween. Richiamiamo questa ricorrenza perché c'è comunque la bambolina sulla zucca e anche i colori sono naturalmente quelli autunnali. Molto bello. Poi abbiamo novembre con questa bellissima bambolina. E sotto abbiamo invece questi colori e siamo arrivati a dicembre, che è così. Qui richiamo un po' l'idea natalizia perché la bambolina comunque vestita non proprio per Natale, però con questi biscottini e con questi dolcetti comunque richiama l'idea del Natale e poi sotto è così. Naturalmente dietro avete l'immagine di tutti i mesi, quindi un piccolo riassunto, e la particolarità della quale vi parlavo è che nel calendario ci sono degli adesivi. In particolare sono 130, sono questi, e avete per ogni mese i giorni della settimana, da lunedì a domenica. Poi avete dei piccoli promemoria, diciamo così, perché c'è vacanza, poi c'è giorno no, giorno sì, shopping, appuntamento e poi festa. Quindi avete i giorni, ognuno con un simbolo vicino, perché c'è il fiocchetto, il cuore, la farfalla, la stellina, la barchetta, quindi tutti questi. Poi quelli della festa, che sono così, quindi la fetta di torta. E
E questi sono vacanza, giorno no, giorno sì, e l'appuntamento che ha l'orologio. Quindi questa è una cosa in più che trovate nel calendario e che potete naturalmente utilizzare per i vostri promemoria. Poi c'è un adesivo a cuore che non si riferisce a nulla di particolare, c'è solo il cuore, quindi voi potete utilizzarlo come preferite perché non ci sono scritte, quindi non è riferito a feste, appuntamenti o cose del genere, ma è semplicemente un cuoricino che per ognuno di voi può avere un significato ovviamente particolare che potrete scegliere di incollare sul vostro calendario. Quindi anche l'idea degli adesivi è bellissima, io credo che li utilizzerò perché comunque questo calendario vorrei appenderlo e vorrei anche un po' utilizzarlo, quindi non tenerlo solo come un album di immagini, ma fare sì che sia, oltre che una cosa carina che mi piaceva, anche una cosa utile perché il calendario comunque mi serve e quindi ho pensato, visto che dovrei in ogni caso procurarmene uno, perché non prenderne uno che mi piace con delle immagini molto carine e quindi ho fatto questo acquisto. Naturalmente, oltre al calendario, c'era anche la rivista, che è quella tipica natalizia di dicembre, con le solite bellissime immagini delle Gorgeous. Adesso non vi faccio vedere anche la rivista, altrimenti il video viene lunghissimo. Però ci sono all'interno anche dei test, dei quiz, poi magari qualcosa faremo insieme perché a me piace sempre. Voglio solo farvi vedere questo bellissimo poster con tutte le 12 bamboline che riprende un po' l'idea di una ruota astronomica perché ci sono le stelle, le costellazioni, sotto c'è scritto siamo tutti stelle e meritiamo di brillare. E c'è questo, che è un poster che potete appendere. A me piacerebbe incorniciarlo questo perché mi piace molto. Comunque, insomma, c'era la rivista e il calendario. Ho voluto fare questo video molto leggero, tanto per passare un po' di tempo insieme in questo primo giorno dell'anno, in cui magari siamo un po' sonnati, ancora un po' stanchi, soprattutto se ieri sera abbiamo festeggiato e abbiamo fatto tardi. Sicuramente non è oggi la giornata per fare video troppo impegnativi, troppo complessi, ma è meglio farne uno invece molto leggero, in cui ci si rilassa e si guardano appunto delle immagini, come ho fatto io in questo caso. Vi auguro ancora una volta buon anno, fatemi sapere nei commenti se anche voi avete comprato un calendario particolare con un tema che magari vi piaceva e soprattutto fatemi sapere cosa avete fatto ieri sera per festeggiare l'arrivo del nuovo anno e la fine del vecchio. Io spero di avervi tenuto compagnia, come sempre vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.